Un buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica. Regione Abruzzo nel caos, questa è la denuncia di Forza Italia che parla di politiche regionali completamente sballate, tutte a discapito dei cittadini abruzzesi. Il servizio è di Paolo Renzetti. Regione Abruzzo nel caos, agricoltura, sanità, trasporti, perché Forza Italia lancia queste accuse così pesanti al governo regionale? Perché purtroppo è una realtà che stiamo denunciando da tempo e oggi siamo credo arrivati proprio al culmine. Abbiamo un tavolo di monitoraggio che si è fatto il 30 novembre, a distanza di 50-55 giorni non si riesce ad avere il verbale, un verbale che viene diciamo, non evidenziato perché ci sono le problematicità dei bilanci delle quattro ALS che al 30 settembre era un bilancio che sfondava gli 80 milioni, oggi invece supera di molto i 100 milioni. C'è una spesa farmaceutica ospedaliera che oramai è fuori controllo, c'è soprattutto una grande inadempienza che riguarda la programmazione. Le quattro ALS dovevano avere gli atti aziendali approvati entro il 30 settembre 2017, siamo a distanza di 4 mesi, siamo ancora senza programmazione. C'è l'edilizia, quella privata, quella importante che riguarda i geni civili di Chieti, Lanciano Vasto, di Teramo, dell'Aquila e di Avezzano. Che dove non c'è il responsabile dal 1° dicembre che firmi i certificati antisismici e quindi non possono aprire i cantieri. C'è il problema dei trasporti, l'altra seconda voce del bilancio regionale. L'8, il 9 maggio era stato proclamato lo sciopero 2017, sciopero che viene revocato l'8 perché viene sottoscritto un accordo a distanza di 8 mesi, di 9 mesi. Quell'accordo è totalmente disatteso, le organizzazioni sindacali denunciano questo fatto, proclamano lo stato di agitazione. Non c'è copertura del TPL nel bilancio regionale, non viene fatta la delibera dei servizi minimi, c'è quell'altra società che è stata spacchettata dalla principale, c'è cioè la famosa Sangritana, che è una società fantasma che fa un bando per 21 pullman, ma nessuno risponde a un bando di 7 milioni di euro. Con questa crisi chiaramente qualcuno ce lo deve spiegare. C'è soprattutto poi un apparato burocratico che viene smantellato, non abbiamo più i direttori a seguito della non approvazione dei conti consuntivi 2015 e 2016 e questi e quelli che subentrano non possono firmare gli atti, centinaia di milioni di euro dell'agricoltura, delle attività produttive che non vengono erogati, molto probabilmente rimanderemo i soldi a Roma. Perché si fanno le delibere dove ci sono gli assessori assenti oramai da mesi, la maggior parte degli assessori, addirittura come segretario verificatore, certificatore viene nominato un assessore che è un atto illegittimo, l'assessore Paolucci, e questo porterà tutta una serie di contenziosi che finiranno a bloccare questa regione dove tutti quanti vogliono scappare. È iniziata la visita in Abruzzo di una delegazione della regione Spalatino-Dalmata di Croazia. Questa mattina nella sala Cascella dell'Aurum di Pescara si è tenuta una tavola rotonda sulla macroregione Adriatico-Ionica, a cui hanno partecipato esponenti istituzionali dal settore imprenditoriale e anche del mondo accademico. Vediamo. Una delegazione Spalatino-Dalmata in visita oggi in Abruzzo, a Pescara, ma non solo, per avvicinare ancora di più le due sponde dell'Adriatico. Luciano Monticelli, un'occasione importante per la nostra regione e per le imprese della nostra regione. È importante nell'ordine per quanto riguarda la macroregione Adriatico-Ionica, sono città in cui noi abbiamo a che fare quotidianamente, diciamo, sia all'interno della macroregione, ma le tante attività. Basti ricordare che anche se interrotto da alcuni anni fa, però il tratto di mare che già viene anche preso nelle attività quotidiane per quanto riguarda il trasporto di queste due realtà che sono fondamentali. Ma la Regione Abruzzo si pone in un quadro più ampio appunto di macroregione. Bisogna anche ricordare che da ultimo la Croazia è all'interno del pacchetto Unione Europea e quindi questi rapporti vengono rafforzati e governati anche in maniera forte anche dal nostro Presidente, che nel gruppo della macroregione Adriatica Ionica rappresenta anche la figura di vicepresidente. Quindi questi rafforzi vengono fatti, questi rafforzamenti per le attività commerciali, per le attività imprenditoriali, per la politica sana e giusta di quella che noi in Unione Europea dobbiamo continuare a batterci.
c'è intorno un mondo della Croazia, anche un mondo in attesa di poter partecipare alla programmazione dell'Unione Europea, che è costruita anche dall'IPA. In questi anni ci stanno lavorando, la Regione Abruzzo è stata autorità di gestione di quanto riguarda per molti fondi dell'Unione Europea, quindi è un processo che va avanti e speriamo di continuare nel segno del senso del rispetto ma anche di collaborazione. Io vorrei ricordare che queste cose vanno fatte anche in un rapporto umano, rapporti di pace che si possono avere tra le varie sponde. È necessario implementarle sempre di più. Ci spostiamo all'Aquila adesso perché il prossimo 8 maggio inizia il processo a carico di un 46enne aquilano accusato di stalking. Ha fatto credere ad una donna di volerla sposare per due volte, ma era già sposato e con figli. Alla scoperta di lei, lui ha iniziato a minacciarla. Daniela Rosone. Inizierà il prossimo 8 maggio il processo a carico di un 46enne accusato di stalking da una donna che aveva promesso di sposare nonostante fosse già sposato con figli. Una vicenda complessa, questa quasi surreale, che vede protagonisti una donna di 41 anni della provincia dell'Aquila e un 46enne aquilano. Tra loro una relazione che dura da 3 anni a Roma e la decisione di sposarsi nel 2013 con rito civile, perché lui riferisce alle spalle già un matrimonio. Alla vigilia della cerimonia l'uomo però si tira indietro dicendo di avere difficoltà economiche. Il matrimonio a questo punto viene rimandato di 3 mesi, nel corso dei quali la 41enne sostiene anche delle spese per organizzare l'evento. Alla vigilia però del fatidico sì, lui scompare. A questo punto la donna scopre che in realtà quello che doveva essere suo marito è regolarmente sposato e ha anche 2 figli piccoli. Nonostante sia stato scoperto, l'uomo però non si rassegna e comincia a tormentare la 41enne con messaggi sul telefono, minacce di suicidio e persino, secondo l'accusa, una tentata aggressione su un autobus. Da qui la decisione del giudice di rinviarlo a giudizio. La prima udienza ci sarà l'8 maggio. Andiamo a Teramo adesso, si è aperto ufficialmente questa mattina il cantiere per il recupero dell'ex manicomio di Teramo che sarà trasformato in una cittadella della cultura. Un progetto finanziato dal Master Plan con 35 milioni di euro e che sarà gestito dall'Università di Teramo. Tania Bonnici Castelli. Sarà una cittadella della cultura di 22.000 metri quadrati che cambierà il volto e darà finalmente una vocazione alla città di Teramo, quella dell'arte, della musica e del teatro. Parliamo dell'ex manicomio di Porta Melatina, antico convento di Sant'Antonio Abate, di proprietà dell'ASL di Teramo, che lo ha concesso in comodato d'uso all'Università di Teramo, che ne curerà il recupero grazie ai 35 milioni di euro previsti dal Master Plan. Una giornata storica oggi per Teramo. Per Teramo, per il territorio, per la nostra università, io direi anche per la regione Abruzzo, e oggi avviamo operativamente i lavori per il recupero funzionale dell'ex manicomio e la realizzazione della cittadella della cultura. È un investimento rilevante, sono 35 milioni che la regione Abruzzo, che ringrazio ancora, ha messo a disposizione per realizzare questo recupero funzionale, e soprattutto è una giornata importante perché questo recupero condurrà alla realizzazione di una cittadella della cultura. Concretamente cosa ci sarà dentro questa cittadella? La Facoltà di Scienze e la Comunicazione con i corsi di comunicazione DAMS, presumibilmente anche il nuovo corso di scienze gastronomiche che stiamo progettando con le altre 2 università regionali, e poi ci sarà un auditorium, ci sarà un teatro, ci saranno laboratori, una cineteca, ci saranno i fondi librari antichi, una biblioteca, un'emeroteca, un grande spazio a disposizione di chiunque voglia leggere un libro o leggere un giornale o vedere un film o sentire un brano musicale particolarmente raro. È un giorno importante anche per l'ASL di Teramo questa? Sì, io come ho detto trovo questo un passo assolutamente concreto verso la destinazione di questa struttura a un'attività reale e effettiva. C'è un finanziamento deliberato dal CIPE, quindi non è solo la Regione Abruzzo, è un atto assolutamente concreto. Il manicomio uscirà fuori anche dalle, tra virgolette, preoccupazioni dell'ASL, perché la manutenzione di questa struttura oggi incideva tantissimo sull'ASL, e una parte di questa struttura recuperata sarà destinata a un centro di salute mentale dell'azienda di Teramo. Teramo troverà la sua vera vocazione forse nella musica? Nella musica, nello spettacolo, ma soprattutto nella grande passione che c'è nella creatività, e
proprio nell'insieme dei linguaggi che devono abbracciarsi per creare qualcosa di veramente nuovo, innovativo, importante. Il cantiere dell'ex manicomio di Sant'Antonio Abate è dunque ufficialmente aperto. Si inizia con i rilievi archeologici e da ottobre partiranno i lavori di ristrutturazione che dovrebbero concludersi entro il 2021. Un progetto che la città di Teramo sogna da decenni e che ora sembra diventare realtà. Ammontano a 6,7 milioni di euro le donazioni di lavoratori e aziende per i terremoti del centro Italia. Il fondo così costituito sarà messo a bando nei prossimi mesi per attivare progetti con l'obiettivo di sostenere e rilanciare le iniziative pubbliche, associative e imprenditoriali utili alla ripresa dell'economia e al miglioramento dei servizi alle persone nelle zone appunto colpite dai terremoti. A renderlo noto in una nota congiunta i sindacati CGIL, CISL, UIL e Confindustria dell'Aquila e di Teramo. Dopo l'esame delle proposte arrivate entro il termine di scadenza del bando 19 febbraio 2018 e che saranno valutate entro il 12 marzo, si firmeranno velocemente entro il 1 aprile le convenzioni relative all'attuazione dei progetti approvati. Torniamo a Pescara adesso, presentata oggi a Palazzo di Città l'attività svolta dal gruppo di intervento operativo del nucleo antidegrado della Polizia Municipale e delle prossime novità che riguarderanno questa speciale unità operativa voluta dall'amministrazione per prevenire e combattere il degrado cittadino. Vediamo. Moltiplichiamo per due il gruppo Giona, che al di là di questo acronimo suggestivo rappresenta in qualche modo la nostra avanguardia rispetto ad un fenomeno, quello del degrado, che ha molte sfaccettature. Lasciatemi fare questa riflessione che mi è suggerita da un grande quale Italo Calvino, il quale ci ricorda come le città sono come i sogni, cioè sono popolate dai desideri e dalle paure. C'è il partito della paura, io lo chiamo sempre così, quanti cioè sulla paura speculano. Invece gli uomini e le donne di buona volontà non speculano sulle questioni spinose, ma le affrontano, e le affrontano con provvedimenti concreti. Questi uomini e queste donne alle mie spalle rappresentano la risposta immediata, unitamente naturalmente a tutti gli altri servizi di cui si compone il corpo della nostra Polizia Municipale. Ovviamente proprio nell'ottica di una maggiore presenza, di una maggiore possibilità di intervento, l'amministrazione comunale con il sindaco capo della Polizia Municipale e con l'assessore con delega alla Polizia Municipale Gianni Teodoro hanno richiesto e voluto anche un ampliamento di questo gruppo, quindi un ampliamento del personale. Siamo passati dalle originarie 6 unità adesso ad un numero di 12. Ovviamente cresceranno anche le mansioni, nel senso che andiamo a far fare anche qualcosa di specifico del servizio, inteso come abusivismo commerciale, inteso anche come maggiore presenza sulle case popolari e quindi su quelli che sono i sequestri che ne seguono in caso di occupazione abusiva. I primi 3 mesi hanno dato un'indicazione sulla necessità di proseguire questo percorso. Ci spostiamo a Lanciano, dove il numero delle auto presenti all'interno della città è troppo alto. L'associazione La Venum ha illustrato le sue proposte per migliorare la condizione del traffico nel tessuto urbano. Vediamo quali sono le proposte in dettaglio nel prossimo servizio. La riduzione del traffico veicolare in città è l'obiettivo che muove l'associazione La Venum, ovvero Lanciano, verso la nuova mobilità. Il primo dato che preoccupa il sodalizio è il numero della presenza di auto nel capoluogo frentano. Se ne contano 669 ogni 1000 abitanti, un dato superiore alla media nazionale e a quello di molte grandi città del nord e del sud del paese, come Torino, Roma, Palermo, Napoli, Firenze. In conferenza stampa Franco Mastrangelo presenta il movimento come un'occasione di confronto per l'amministrazione comunale, alla quale si propone di dialogare sul potenziamento ragionato delle ZTL nella prospettiva di creare le condizioni per una progressiva pedonalizzazione attrezzata, sul sostegno al trasporto pubblico urbano come principale alternativa già esistente all'uso individuale dell'auto privata, sulle piste ciclabili completate e non come il tronco incompleto, è stato detto, di Via del Mare. Allora, la Venum è la sigla
quella che indica Lanciano verso la nuova mobilità, è l'indicazione di un percorso che ormai riteniamo necessario verso forme di mobilità alternative al modello attuale incentrato tutto sull'uso dell'auto privata individuale, verso una mobilità sana, funzionale, che funzioni, alternativa a questa e che implica innanzitutto il trasporto pubblico urbano, poi naturalmente lo sviluppo delle aree pedonali, quindi la possibilità di per rendere sempre più facili i percorsi pedonali, naturalmente anche il discorso della ciclabilità, quindi piste ciclabili e via di questo passo. La nostra volontà, e l'abbiamo detto anche in questa conferenza stampa oggi, è quella di dialogare e di collaborare a questo processo, quindi non c'è nessuna volontà nostra di contrapporci e di fare una fazione contro l'altra che non ha nessun senso, perché il nostro obiettivo è quello di rendere migliore la qualità della vita dell'intera comunità, di tutti quanti, e quindi solo con il dialogo e proportando delle proposte concrete, molte le abbiamo presentate oggi, si può raggiungere questo obiettivo. Restiamo a Lanciano, dove l'amministrazione comunale ha compiuto il primo passo verso la totale riqualificazione del parco Villa delle Rose. Sono stati infatti portati a termine nei termini previsti i lavori all'ippodromo. Riqualificazione avviata, prima opera conclusa dopo anni di totale abbandono. Le tribune dell'ex ippodromo di Villa delle Rose sono state infatti completate nei tempi previsti, primo tassello di un progetto che prevede l'intera riqualificazione del Parco delle Rose, nel cuore della città e incredibilmente da tempo in condizioni pessime, con strutture fatiscenti, erbacce, panchine divelte, scollato purtroppo da una popolazione che potrebbe invece usufruire di un'immensa area verde. Gli anelli delle nuove tribune sono 7 in pietra di apricena e porfido per 2.400 posti a sedere e l'obiettivo è quello di creare un collegamento con Corso Trento e Trieste in modo da sviluppare un'unica area. Adesso col milione di euro previsto dal master plan del governatore D'Alfonso si prevede di completare il progetto. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo. È il primo segnale per questa zona nevralgica di Lanciano che noi andremo a completare con il milione del master plan che la Regione Abruzzo ci ha assegnato. È un lavoro importante, forse determinante per l'economia, diciamo, della ospitalità, dell'ambiente, dell'accoglienza della nostra città, un luogo storico che ripermetterà anche ai nostri cittadini di rivivere i fuochi d'artificio che da 4 anni vediamo in piedi e che finalmente potremo rivedere seduti comodamente. Uno spazio per grandi eventi, uno spazio quindi che avrà sicuramente importanza nella vita della città. Dal 19 al 21 gennaio a Cermignano di Teramo si terrà la 24esima edizione de Lusandandonie, manifestazione popolare che ricorda il santo eremita amatissimo in Abruzzo. Vediamo. Ritorna a Cermignano per questo fine settimana Lusandandonie, 24esima edizione della manifestazione popolare dedicata ad uno dei santi più amati d'Abruzzo. Gruppi folcloristici itineranti rievocheranno le tentazioni dell'eremita e l'eterna lotta tra bene e il male, attraverso la mostra dei carri dipinti, i tradizionali canti di Questua e l'Icillit di Sant'Antonio. Sarebbe stata la 25esima edizione, la 24esima perché l'anno scorso, per i noti, diciamo, tra terremoti, neve e quant'altro, siamo stati costretti a annullare la manifestazione. Quest'anno ci riproviamo con tanto entusiasmo, fiduciosi che, diciamo, la gente, le persone, come negli anni passati, verranno numerosi a Cermignano per rivivere questa bella manifestazione. Siamo fermamente convinti che la conoscenza della storia della tradizione è molto importante e quindi abbiamo organizzato questa manifestazione legandola appunto, perché essenzialmente il tema è canti di Questua di Sant'Antonio Abate, quindi i gruppi canori spontanei o quelli che più o meno si riuniscono anche per aspetti di amicizia o di altri interessi vengono sulle nostre piazzette a cantare i canti di Questua, che sono antichissimi perché già all'epoca latina Ovidio ne parla. In questa occasione noi abbiamo valorizzato un prodotto di nicchia del nostro comune di Cermignano, che è l'uccelletto di Sant'Antonio. Il segreto è proprio la semplicità, nel senso che questo nasce proprio come un prodotto tipico e povero soprattutto, quindi la ricetta è molto semplice: farina, olio, vino,
marmellata d'uva ovviamente all'interno, e poi la particolarità è nel modo come viene confezionato, diciamo, nel senso che poi a mano viene con le forbici uno ad uno, viene decorato o ricamato, se così vogliamo dire. La storia della neve a Lanciano, il tema di un libro che racchiude i fenomeni meteorologici dal 1836 al 2016, vediamo. La neve nella storia, i cambiamenti climatici, fenomeni meteorologici estremi, dati e memoria. Un anno fa l'Abruzzo ha vissuto uno degli inverni più difficili, con una nevicata eccezionale che ha mandato in tilt un'intera regione, tra mille disagi e il disastro di Rigopiano. Questo inverno, almeno ad oggi, sembra molto più mite, ma attenzione alle sorprese, sempre in agguato. Di questi argomenti si è parlato in occasione della presentazione del libro La neve a Lanciano dal 1836 ad oggi, studio dell'esperto meteo Angelo Ruggeri, che racconta attraverso carte sinottiche, foto, un linguaggio semplice, le nevicate più importanti e storiche avvenute nella città. Dopo mesi di ricerche e un'accurata analisi della tendenza dei fenomeni meteorologici nel corso degli anni, fenomeni che scandiscono le vite e i ricordi, a volte piacevoli e romantici, in altri casi, purtroppo, disastrosi. Straordinaria la presenza del tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, Daniele Mocio, uno dei volti più amati in TV. È chiaro che si parla di cambiamenti climatici, perché comunque si è visto che nel tempo la temperatura globale è aumentata, no? Quindi il problema può essere duplice, può essere quello dell'impatto del clima, ma quello dell'impatto poi sul territorio. Per noi previsori, che ci occupiamo fondamentalmente però della previsione del tempo, dobbiamo fare in modo che le nostre previsioni, indipendentemente da quelli che possono essere i cambiamenti climatici, siano quanto più attendibili per fornire un servizio al pubblico che sia tale, che sia realmente di aiuto, indipendentemente poi da quello che in realtà sta succedendo o è successo nell'atmosfera. Quindi una previsione deve essere affidabile indipendentemente dal fatto che possano esserci in atto cambiamenti climatici. Non dimentichiamoci che la prima parte di questo inverno è stata abbastanza mite, così come è stato l'autunno, e quindi non abbiamo ancora avuto importanti avvezioni di aria fredda dai Balcani, se non in tempi abbastanza sporadici. È chiaro che l'inverno è ancora abbastanza lungo, siamo ai primi di gennaio, le nevicate più importanti, oltre che dalla metà di gennaio in poi, si sono avute anche nel mese di febbraio e non solo, quindi c'è ancora tempo per aspettare e per sperare. Apriamo adesso la pagina dello sport, ovviamente partiamo dal Pescara, perché tra poco alle 15 importante test all'Adriatico Cornacchia per i bianco-azzurri, che affrontano in amichevole il Lugano. Per Zeman l'opportunità di fare le prove generali in vista della gara di Foggia di sabato, e per vedere all'opera il neo difensore Andrew Gravillon. Intanto sul fronte mercato sta per sfuggire l'obiettivo Luca Vido, pronto a firmare per il Cittadella, mentre Del Sole la prossima settimana lascerà il Pescara per andare alla Juventus. Il servizio di Andrea Costantini. Sta per sfumare un potenziale obiettivo di mercato del Pescara. Luca Vido sta per dire ufficialmente sì al Cittadella. Per il centravanti cresciuto nel Milan ed ora di proprietà dell'Atalanta, si tratta di un ritorno. Vido avrebbe gradito la destinazione Zeman e Pescara, ma la priorità è giocare, avere tanto spazio, cosa che il Pescara, con la presenza di un centravanti affidabile come Pettinari, non può garantire. L'operazione sarebbe stata fattibile in caso di partenza dell'attaccante titolare biancazzurro, cosa che non si può scartare in toto, visto l'interesse di alcuni club di A. Dovesse partire Pettinari, la cosa accadrebbe negli ultimi giorni di mercato, ma l'ipotesi decisamente più concreta è che l'attaccante scuola Roma possa andare via l'estate prossima. Chievo, Cagliari e Crotone hanno messo già gli occhi su Pettinari, che se dovesse continuare così vedrebbe lievitare la sua quotazione a fine campionato. Chi è agli sgoccioli con la sua esperienza in biancazzurro è Nando Del Sole. L'esterno napoletano, che a fine agosto ha sottoscritto un contratto quinquennale con la Juventus, lascerà Pescara e raggiungerà Vinovo. Si allenerà con la prima squadra agli ordini di Massimiliano Allegri e giocherà con la primavera bianconera. 6 mesi di crescita ed esperienza prima di essere girato in prestito la prossima stagione. Trasferimento che si concretizzerà nei primi giorni della prossima settimana. Sul fronte entrati ancora in stand-by la trattativa per Carlo Sembalo. Dal Palermo non sono arrivati
completi ancora segnali concreti per lasciare partire l'esterno della Guinea-Bissau e se nelle prossime ore le dinamiche non dovessero mutare, il Pescara sarà pronto a buttarsi su Filippo Falco, che resta la principale alternativa ad Embalo. Sul giocatore di proprietà del Bologna c'è l'interesse forte anche dell'Empoli, ma potrebbe accettare il Pescara in caso il presidente Sebastiani rompa gli indugi di fronte ai tentennamenti del Palermo per Embalo. Nelle ultime ore poi il Delfino sta ricevendo richieste di informazioni da grossi club italiani come Juventus e Inter per il millennial uruguaiano Edgar Elizalde. Finora con Zeman ha trovato poco spazio anche per via della giovanissima età e per la necessità di portare avanti un processo di ambientamento nel nuovo paese. Elizalde viene però considerato un grande prospetto e intorno a lui si potrà scatenare una vera e propria asta tra big a suon di milioni per portarne a casa il cartellino. In Serie C sabato pomeriggio torna in campo anche il Teramo, che affronterà il Bonolis il Vicenza, che sta vivendo una situazione societaria assolutamente travagliata. Ventola in dubbio, Altobelli è pronto a prenderne il posto. Il mercato invece è ancora fermo, vediamo. Per il Teramo è di nuovo tempo di campionato dopo le lunghe vacanze. Il Vicenza, a meno di clamorose sorprese, sabato pomeriggio sarà regolarmente in campo al Bonolis con la prima squadra. Per il mercato invece, come era nelle previsioni, bisognerà attendere. Le uscite non ci sono ancora e dunque si fa fatica a fare acquisti. Ma il vero problema adesso sarà fermare la squadra veneta. Un impegno che fino a qualche ora fa sembrava addirittura in dubbio, adesso diventa un ostacolo importante. Noi ci prepariamo a giocare, affrontiamo questa settimana come se sabato dovessimo appunto giocare, preparandola nel migliore dei modi, non sapendo nulla appunto, però ce la metteremo tutta in questa settimana per essere pronti sabato. Gli stimoli devono venire da sé, anche dobbiamo essere bravi lo stesso nonostante tutto, le difficoltà anche degli altri a raggiungere l'obiettivo il prima possibile, quindi manteniamo quello che abbiamo sempre mantenuto in settimana, cercando sempre di dare il massimo in tutte le partite, comunque vada. Il Teramo è in preparazione ormai da 2 settimane, un lavoro lungo e meticoloso per arrivare a questo e ai prossimi appuntamenti al massimo dal punto di vista fisico, anche perché la finale 2017 aveva mostrato alcuni giocatori con il fiato corto. L'ultimo periodo, forse l'ultimo mesetto, non potevo fare meglio e non ho dato quello che forse ho dato all'inizio campionato, forse anche un po' di stanchezza finale non ho risentito. Adesso siamo stati, diciamo, un mese di pausa, speriamo, ci siamo allenati tutti, quindi tutti siamo in forma e iniziamo piano piano sperando di dare sempre di più. Il Diavolo sarà in campo con il 4-3-2-1, Ventola è fortemente in dubbio ma è pronto Altobelli su quel lato del campo. De Grazia farà compagnia a Ilaria Amadio al centrocampo con Varas, che almeno per il momento potrebbe non trovare spazio con questo assetto. Davanti Bacio, Terracino e Tulli dovrebbero essere gli scudieri di Barbuti, che complice la prossima partenza di Foggia a destinazione Sicula Leonzio è diventato titolare dell'attacco biancorosso. Stiamo provando un nuovo modulo, come abbiamo fatto anche in amichevole l'altra scorsa settimana, e noi ci adattiamo alle esigenze del mister, le esigenze che ci preferisce a noi, come siamo fatti, le nostre caratteristiche, però a parer mio mi ritrovo sempre in quella posizione di mezzala, rientrando Stefano appunto lì davanti alla difesa, e quindi lavoriamo così e va benissimo. Parliamo di atletica adesso, perché l'Atletica Gran Sasso si è ritrovata per festeggiare gli straordinari risultati dell'annata appena conclusa. Ovviamente su tutti il nome che ha suscitato più attenzione è quello di Gaia Sabatini. Vediamo. Una festa che facciamo ogni anno appunto ideologicamente per premiare tutti, proprio tutti quelli che fanno parte, i tanti ragazzi, oltre 300 che fanno parte della nostra squadra, della nostra grande famiglia, e soprattutto poi premiamo i campioni regionali e anche le punte, gli atleti top, e quest'anno abbiamo avuto l'onore anche di avere 4 titoli italiani, quindi una premiazione veramente di livello, di grande livello, come non era mai accaduto in passato. Sì, quest'anno è stato un anno, a dispetto del 17, è stato un anno fantastico per l'atletica teramana, abbiamo avuto soddisfazione e risultati a partire dai piccoli fino ai più grandi.
per tutti, diciamo, ma Gaia Sabatini, che è stato, diciamo, la punta dell'iceberg con la sua partecipazione ai campionati europei juniores di Grosseto, ma insieme a lei ci sono stati tanti altri ragazzi che ci hanno dato tante soddisfazioni. E oggettivamente è bello vedere Gaia nei raduni che io faccio con gli atleti della nazionale, con la maglia azzurra, vedere un atleta teramana nel gota dell'atletica nazionale. Un nome su tutto è quello di Gaia Sabatini, che ha stupito un po' tutti, al di sopra di ogni più rosea previsione, con due titoli italiani, appunto sugli 800 metri e sul sia indoor che outdoor, e poi anche con un record regionale con due maglie azzurre, quindi un'atleta straordinaria. Però anche Ludovica Montanaro, che anche lei campionessa italiana di getto del peso, e anche Salvatore Angelozzi nel salto triplo, un altro bellissimo titolo nel salto triplo allievi, anche qui con un doppio record per quanto riguarda il salto in lungo e il salto triplo. Sono molto felice per questo 2017, fino ad adesso è stato l'anno migliore perché appunto ho vinto due titoli italiani, sono andata agli europei, ho fatto due nazionali, sono andata ad Halle a fare il triangolare, ho fatto gli europei, poi sono stata convocata anche per gli europei campestre, che purtroppo non ho potuto fare per l'età troppo bassa, però comunque è stato un anno fantastico e sono molto felice e speriamo di continuare così. E questo era anche il nostro ultimo servizio, e vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di TV6, con l'edizione, la seconda del nostro telegiornale, alle ore 19. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.